Please. Listen to me. Listen. Let's finish the scene. Stop. I don't understand a thing they're saying. I don't know what they want. They're not speaking English. Hell, they're not even speaking Italian. Now listen to me. Okay. Get Pino. Okay. Bring him here now. Okay. Just Pino. A moment. Here. Just a moment. Pino. Okay. Here. Camilla. Pino. Pino. Talk to me. Tell me what you want. I don't understand. Talk to me. E cosa dice che te capisce? No bono. No capisco. No capisco. No capisco. Che cosa vuoi capire, scemoneto? Tornate in America. Pino. Pino. Ci vanno a rompere i minchia a cosa. Oh! C'è pomo, non spira qua. È certo che in questa pellicola Errol Douglas si trovò costretto a dare la replica a dei freaks, a degli aborti, a dei mostri, ma non nel senso dei mostri sacri della celluloide hollywoodiana, attori del calibro di George Raft o Barbara Stanwyck con cui Douglas aveva lavorato negli anni del suo fulgore. Il clou tragicomico di questo cast lo si raggiunge nella scena della carrozza in cui Pino Crisante aveva scelto per dare la replica a Douglas a vestire i panni dell'astrofisico Piazzi un certo Carlo Giordano, un attore capace di dare letteralmente solo i numeri. 81-1 prima. Taglia fuori, la paideo! Ma come vi salta in mente di uscire in una simile notte? È una follia? It's the spirit of adventure, my dear Piazzi. Of course, you being a man of science, you cannot understand. E ditemi, che cosa c'è di così avventuroso nel recarsi in piena notte nell'antro 845 di una 485, 360 che tutti chiamano impropriamente strega? For the sake of curiosity, my friend. I mean, isn't it your insatiable hunger for knowledge that urges you to scan the skies with your telescope and search for stars? I mean, what else could it be? Mio caro Conte, 365, 865, 885, 750, 455, intellettuale e spirituale possano 850... Zetto, ti scomandà! Niente. O 450, niente, dobbiamo riparlare l'uovo. Buongiorno. Buongiorno, dica. Ci scusi, stiamo cercando un paziente. Sì. Dove possiamo trovarlo? Trovare...